È in questo scranno il primo nella fila alta della sala consiliare di Palazzo Mezzabarba che Paolo Achesa ha ritrovato le minacce di morte. Un fatto che ha profondamente segnato la politica del capoluogo, a cominciare dal primo cittadino Fabrizio Fracassi. È chiaro che un messaggio di questo tipo è estremamente deplorevole. Il soggetto che ha fatto questa operazione dovrebbe vergognarsi poi a tutti gli effetti. Non è la prima volta che capita, è capitato anche in campagna elettorale nel 2019, dove un esponente abbastanza noto della sinistra nell'ambito della città aveva, il soggetto era diverso, nel senso che si trattava di Salvini. In questo caso si chiama il soggetto che è stato inserito dentro in questo foglio era la consigliera Paola Chiesa, quindi non ci sono parole rispetto a un'operazione del genere. E nonostante le diversità di vedute su molti temi politici ed amministrativi, un messaggio di piena solidarietà è arrivato in queste ore anche dai banchi di centrosinistra. Ogni atto di minaccia ed offesa deve essere condannato senza se e senza ma per il segretario cittadino del Partito Democratico Michele Lissia. Ma ho appreso qualche minuto fa di ciò che è successo in Consiglio Comunale, in particolare nella sala del Consiglio Comunale, e sono molto dispiaciuto per la consigliera Chiesa, anche se notoriamente vado poco d'accordo con lei da un punto di vista politico, ma mi spiace molto che questi fatti incresciosi, di attacco personale siano ancora presenti nella vita politica, in particolare quella pavese. Quindi manifesto la solidarietà mia e del mio partito alla consigliera Chiesa, sperando che questo tipo di atti non accadano più in Consiglio.